Ignazio Moser sia domenica in sia a Nonel Arena, con Cecilia Rodriguez, a che tempo che fa Pippo Baudo e Maneskin. Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda domenica 7 gennaio. Ospiti di domenica in del 7 gennaio 2018. Alle 14 su Rai 1 torna Domenica In, condotto da Cristina Parodi con Benedetta. Ampio spazio alla musica con La Pagina Aspettando Sanremo, dedicata al Festival di Sanremo 2018. Ospiti in studio Romina Power e Iva Zanicchi, vincitrice di ben 3 edizioni, che proporrà alcuni dei suoi maggiori successi. E poi ultimo è Giulia Casieri, con i brani in gara nella sezione Nuove Proposte. Ancora musica con il cantautore partenopeo Enzo Gragnaniello. A ripercorrere la storia del festival anche esperti musicali ed opinionisti, che riveleranno le ultime novità sulla prossima edizione, mentre Claudio Lippi svelerà aneddoti e curiosità poco conosciute delle passate edizioni. Spazio all'attualità con un ricco approfondimento sul matrimonio reale dell'anno, quello tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle. Notizie e retroscena da Londra saranno commentate in diretta da Vittorio Sabadin, scrittore ed esperto della Casa Reale, e da Costantino della Gherardesca, che presenterà il suo nuovo programma Le Spose di Costantino. Nella rubrica Da campione a campione Adriano Panatta intervisterà Ignazio Moser. Appuntamento per la merenda pomeridiana con Benedetta Parodi, che preparerà in diretta un'appetitosa bontà. A seguire la speciale rubrica A casa di E, che questa settimana la porterà a casa di Alba Parietti per una divertente intervista ai Fornelli. Non mancherà un collegamento con il conduttore del Festival di Sanremo 2017 Carlo Conti alias Leonardo Fiaschi. Ospiti di Che tempo che fa del 7 gennaio 2018. Alle 20.35 torna su Rai 1 Che tempo che fa. Conduce Fabio Fazio con Filippa Lagerbach e lo spazio comico di Luciana Littizzetto. Ospiti il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, Pippo Baudo e Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, protagonisti insieme del film Benedetta Follia in uscita nelle sale l'11 gennaio di cui Verdone firma anche la sceneggiatura e la regia. Lo spazio dedicato alla musica vedrà ospiti i Maneskin che, dopo il grande successo a X Factor 11 e un disco di platino, si esibiranno in studio con Chosen, il loro primo brano inedito. A seguire il tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e la partecipazione dell'esilarante Vincenzo Salemme. Al tavolo rimarrà a chiacchierare Verdone. Insieme a lui Violante Placido e Stefano Fresi, impegnati a teatro con l'adattamento di Sogno di una notte di mezza estate, Paolo Fox con l'immancabile Oroscopo del 2018, la cantante Laura alle prese con Il contrario dell'amore, il suo ultimo disco di inediti che è anche tour e libro, NEC, in partenza insieme a Max Pezzali e Francesco Renga per il tour nei principali teatri italiani nato dalla collaborazione al brano di successo Duri da battere, e il campione Roland Fichtnaller, pioniere e leggenda dello snowboard italiano. Ospiti di Nonel Arena del 7 gennaio 2018. Alle 20.35 torna sulla 7 Nonel Arena.
conduce Massimo Giletti. Protagonisti del dibattito sugli stipendi d'oro in politica l'ex presidente della regione Sicilia Rosario Crocetta, PD, l'onorevole Daniela Santanchè, FI, Vittorio Sgarbi e la conduttrice della 7 Mirta Merlino. Tra i temi della puntata anche quello delle 7 e dei presunti guaritori, tra le testimonianze ci sarà quella di Simona Crisci, amica storica di Michelle Hunziker con la quale ha vissuto il calvario della vita nella setta di Clelia. A salutare il nuovo anno due protagonisti di quello appena concluso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia più discussa del 2017. Il loro amore, nato tra mille polemiche sotto i riflettori sempre accesi della casa del Grande Fratello VIP, continua ad appassionare migliaia di fan. Ma non mancano le critiche e,